Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi vi porto un qualcosa di nuovo, una ventata d'aria fresca sul canale, ovvero Hades, nuovo roguelike ispirato a quella che è appunto la storia degli dei antichi, dell'antica Grecia barra antica Roma, dir si voglia, dove parleremo del figlio addirittura di Ade che tenterà di uscire dal labirinto di Dedalo in cerca, ovviamente, dell'ascensione a divinità per diventare appunto una divinità sul Monte Olimpo insieme a tutti gli altri, a tutte le altre divinità, diciamo così, e che dovrà in un qualche modo potenziarsi per riuscirci. Gioco veramente molto molto interessante. Ci ho giocato praticamente diverse ore ormai. Ho fatto comunque diverse run, ho iniziato a capire anche un pochettino quali sono le meccaniche di gioco, ma non vedo l'ora comunque di poter cominciare a parlarne, di cominciare anche a portarlo soprattutto su Twitch, perché questa sarà sicuramente una valida alternativa a tutte le altre cose che porto su Twitch, proprio per evitare i tempi morti. Ma detto ciò, catapultiamoci un attimo nel gioco, entriamo un attimo nel vivo, proprio perché, no, però non voglio entrare da qua perché non sarebbe il caso. Usciamo un attimo per parlare un attimo meglio del gioco e farvi capire anche un pochettino di che cosa stiamo parlando. Hades ha questa visuale comunque dall'alto che può sembrare un po' brutta per un videogioco, ma vi posso assicurare che non lo è. Molto divertente, molto dinamico, veramente ben fatto. Non lo immaginavo perché non sapevo effettivamente che tipo di gioco fosse. Mi è stato regalato e quindi di questo ringrazio colui che mi ha fatto dono. Non faccio nome perché non mi pare corretto, ma lui sa di chi sto parlando. Lui o lei sa di chi sto parlando in questo caso. Parliamo di questo gioco. Questo gioco, come vi ho detto prima, è un roguelike, quindi per gli amanti di The Binding of Isaac è già una ventata di freschezza, è una ventata comunque anche di gioia, è una ventata di gioia proprio perché ci consente di ripoter ammirare una difficoltà crescente che ti permette di darti una sfida. La cosa bella di questo gioco è che appunto ti dà la sfida, ma la cosa bella anche non è che tu hai la sfida, ma hai una vera e propria storia, una lore dietro tutti gli avvenimenti e tutto ciò che succede che devi sbloccare man mano che giochi. Infatti, andando per ordine fondamentalmente di trama e di sviluppo del gioco, noi siamo i figli di Ade. Figli di Ade che, come detto prima, tenteranno di uscire dal labirinto di Dedalo per raggiungere la superficie terrestre, quindi una sorta di scalata verso l'alto. Rinasceremo da qui, dalla pozza di sangue, dove ritorneremo a prendere vita e potremo ritornare ogni qualvolta a riprovare la fuoriuscita diciamo, del labirinto, ogni qualvolta dovessimo per l'appunto perire. Si svilupperanno diversi dialoghi, ci saranno diverse divinità, diversi eroi anche della mitologia che ci daranno una mano all'interno di questo gioco, offrendo ricompense e offrendo anche, diciamo, degli oggetti, degli equipaggiamenti che ci permetteranno di essere più forti. Come potete vedere, le anime vengono praticamente selezionate e smistate da Ade in persona, che ovviamente in questo momento non ci sta cagando perché fondamentalmente io già sono ritornato all'interno di un dungeon, quindi ci sono dei diversi dialoghi che si possono sbloccare in tempo reale e poi successivamente vi farò vedere perché vi includerò all'interno di questo video anche una run, una dimostrazione del gioco. Qui abbiamo la possibilità di poter ristrutturare diciamo, il nostro labirinto, permettendoci di creare delle stanze nuove o delle stanze che ci daranno una mano, un piccolo tie break dalla scalata verso
diciamo, la superficie. Quindi in questo caso io mi faccio una bella ristrutturazione in modo tale che poi mi posso anche curare, mi posso gestire un po' meglio. Si potranno riscattare anche altre divinità cacciate dall'esilio, da Ade stesso, perché appunto vuole impedirci di ascendere e di diventare una divinità. Addirittura ci sono anche degli eroi, come in questo caso Achille, che adesso non vi posso far vedere perché non mi fa parlare con lui, ma questo per esempio è Achille, che anche lui ci dà consigli sulla battaglia, ci dà consigli sul come interagire meglio per riuscire a privilegiare all'interno dei nostri dungeon, all'interno delle nostre stanze. Nyx, la dea della notte, che ci ha fatto da madre, anche se poi si scopriranno altri, diciamo, si scopriranno altre notizie a riguardo, man mano che appunto andrete avanti nel gioco. Le Valchirie, anzi no, le Arpie, le Valchirie, come chiamatele come volete, Meg e le sue sorelle, che saranno per l'appunto dei boss che addirittura affronteremo. Qui abbiamo addirittura anche la domestica, che è una testa di medusa, addirittura. Negozio oggetti, dove è possibile scambiare i materiali che otteniamo all'interno del dungeon per delle ricompense e per dei potenziamenti. La nostra stanza privata, dove possiamo spendere i punti ombra, che parleremo anche di questo. Vi faccio un piccolo sommario innanzitutto del gioco, poi entriamo un attimo nel dettaglio. I punti ombra che possiamo spendere per potenziare il nostro personaggio, come potete vedere, io ho già comunque sbloccato diversi talenti, ho già sbloccato diverse ricompense, proprio perché comunque in questi giorni, soprattutto in questo periodo di Natale, mi ci sono veramente chiuso dentro, già da un paio di giorni, non da tantissimo, e volevo assolutamente portarlo sul canale perché lo reputo essere veramente un ottimo titolo. Non immaginavo di potermi divertire così tanto di nuovo con un roguelike stile The Binding of Isaac. Binding of Isaac mi ha tolto tantissime ore per completarlo, anche se non l'ho completato tutto al 100%, ovviamente, anzi al milione per cento. Però un salvataggio tra questi ce l'ho veramente molto completo. Mi mancano pochissimi obiettivi e quindi diciamo che rifarli per tre salvataggi, anche no, sinceramente parlando, non mi va. Preferisco una sfida nuova, una sfida che mi possa dare un po' di stimolo in più. E Hades riesce in questo. La lista dei nostri obiettivi, tra virgolette, dove possiamo appunto interagire con essa per riscuotere delle ricompense che ci daranno comunque dei consumabili da poter scambiare o da poter sfruttare. Il letto che ci permette di riposare e scoprire parte di storia nascosta che non si potrebbe scoprire in altro modo. Vediamo se si posso. No, non posso ancora dormire perché non è una cosa che si può fare sempre, si può fare dopo ogni tot, e infatti ti permette comunque di scoprire dei retroscena diversi che ti permettono di dare dei, diciamo, dei tasselli al puzzle che stai componendo con tutta la storia. Successivamente abbiamo la sala delle armi, dove si potranno sbloccare armi ed equipaggiamenti in base a, come vi ho detto prima, alle divinità che incontriamo e anche appunto al rapporto con le divinità che abbiamo. Sarei curioso anche di vedere se a lui devo dare il nettare per potermi dare magari un equipaggiamento o un qualcosa, perché all'interno della storia avremo la possibilità di raccogliere appunto il nettare degli dèi. E il nettare degli dèi dato alle divinità o alle persone in cambio, diciamo, della nostra gentilezza, verremo ricompensati con degli equipaggiamenti. Equipaggiamenti che si trovano qui, come potete vedere, che sono praticamente proprio degli equip, come se avessimo una sorta di bonus tramite l'equipaggiamento. Ne ho sbloccato uno nuovo, per esempio, che non so cosa fa. Il tuo attacco speciale e lancio infliggono più 40% di danni se sono infusi di un dono. Porca troia, questo subito lo mettiamo. Questo è fortissimo. I doni sono quelli che ti vengono offerti dalle divinità, perché come, ripeto, The Binding of Isaac, farò molti confronti con The Binding of Isaac, essendo l'unico roguelike che ho giocato insieme a questo. Quindi farò veramente tanti tanti commenti. Come potete vedere, qui abbiamo anche una visione completa di tutto ciò che dobbiamo fare per riuscire a salire appunto
in cima, quindi per salire praticamente verso il regno dei viventi, dove siamo noi fondamentalmente. Camere attraversate 37, proprio perché sono riuscito a fare bene o male quasi sempre i primi due piani. Al terzo, purtroppo, vengo massacrato malamente e ancora devo riuscire a prendere confidenza con i boss, che spero di farvi vedere in questa run. Con i boss che per l'appunto incontro all'interno del dungeon, del labirinto. Qua ci sono le nostre armi, io già le ho sbloccate tutte. Non è difficile sbloccare le armi, fortunatamente. E poi in base al vostro stile di lotta, al vostro gameplay, avrete modo di poter giocare come meglio vi aggrada. La cosa che fondamentalmente vi consiglio, anche se non sono un esperto, non assolutamente, anzi. Mi piacerebbe avere commenti dove possibilmente posso avere anche dei suggerimenti a favore. Utilizzate sempre le armi con le scaglie nere. Le scaglie nere, come potete vedere, vi danno il 20% in più di tenebra, che serve appunto per potenziare i vostri doni, diciamo, per potenziare i vostri, in generale per potenziare comunque i vostri talenti, ecco, chiamiamoli così, modo per non confonderci. Le armi abbiamo all'inizio la spada. La spada, che è la nostra arma iniziale praticamente, poi lancia che si sblocca in concomitanza con lo scudo che vedete lì praticamente, che sarebbe questo. Quindi abbiamo anche lo scudo che praticamente ci rende Capitan America. L'arco, che tra l'altro è una tra le mie armi preferite, l'arco, se devo essere sincero. I pugni, cioè i guantoni tecnicamente, ora i nomi precisi. Non le so delle armi, quindi no. Ci ho giocato troppo poco tempo per imparare i nomi delle armi. E poi infine addirittura questa bellissima, la mitragliatrice. Che addirittura ha anche il lanciagranate. Incluso nel prezzo. Quindi veramente tanta roba. Tante armi, tante scelte che possiamo fare all'interno del gioco. Quindi possiamo tranquillamente scegliere e adattarci al nostro stile. Cominciamo con le cose serie, incominciamo a fare un po' di massacro, incominciamo a fare un po' di dungeon. Quindi cominceremo sempre all'inizio con un talento gratis, che sarebbe quasi similmente come le stanze dorate di The Binding of Isaac, che ci permettono di avere un potenziamento. Quindi questo qua sarà un dono, un'infusione, quindi già faremo più danni, e questo mi interessa. Come potete vedere, le divinità ci permetteranno di avere un dono, ci permetteranno di potenziarci all'interno di questo percorso proprio perché vogliono che noi possiamo ascendere all'Olimpo. Afrodite, dea dell'amore. Oh, adorerei stare con noi qui sull'Olimpo, Pulcino. Aria fresca e limpida, giardini rigogliosi, banchetti luculliani. A pensarci bene, l'esatto opposto di tutto ciò a cui sei abituato. E qui possiamo scegliere uno dei talenti che può comunque migliorare le nostre statistiche o migliorare comunque il nostro personaggio. Fendente languido, il tuo attacco infligge danni maggiori e indebolisce i nemici. Arabesco languido, il tuo attacco speciale infligge danni maggiori e indebolisce i nemici. Scatto passionale, il tuo scatto causa danni all'arrivo e indebolisce i nemici. Io sinceramente con l'arco preferirei prendere questo, sia perché è raro e sia perché a me con l'arco piace spammare l'attacco speciale, che è questo, perché riesco a coprire comunque una buona portata diciamo, di avversari e li riesco a colpire più alla volta. Allora andiamo avanti con ovviamente la prima stanza, che è abbastanza tranquilla, e andiamo avanti. Vedete, ogni stanza sarà caratterizzata poi dalla visuale della ricompensa che riceveremo, ovviamente completando la serie di nemici all'interno della stanza, proprio esattamente come Binding of Isaac, le stanze con i nemici che devono essere completate per ricevere una ricompensa, fino a poi raggiungere il boss che ti permetterà poi di salire di livello. Quindi queste sono le materie oscure, io ne prendo il 20% in più grazie all'arco, quindi vedete, ci sono i nemici che vi attaccano. E noi praticamente all'interno della mappa dobbiamo fare attenzione alle trappole, fare attenzione a tutto, e poi una volta completata otteniamo la nostra ricompensa.
Successivamente possono esserci più porte, ovviamente. Ora in questo caso ce n'è una sola perché ancora siamo all'inizio, quindi ci stiamo riscaldando. Ma mano a mano che andremo avanti ci saranno più porte, quindi avremo anche più scelta su quello che possiamo fare all'interno del. Vedete, per esempio, qui già ce ne sono due. Quindi avremo la possibilità di scegliere dopo cosa fare. Coprire stanze dopo che si ci è presa la mano non sono così difficili, fortunatamente. Bisogna fare attenzione ad alcuni nemici che, come potete vedere, prima che attaccano, praticamente diventano bianchi, quindi si illuminano, ti fanno capire che attaccano e giustamente ti previeni. Questo era un dono di potenziamento, quindi ha potenziato già un pochettino la nostra abilità. Qui mi conviene prendere i tesori. I tesori possono essere sfruttati in tante maniere. Per comprare le chiavi all'inizio, che penso sia la cosa più utile, dato che dalle chiavi si possono sbloccare le armi, si possono anche comprare poi successivamente gli abbellimenti e le stanze all'interno del labirinto, che ci possono consentire di avere un bonus in vantaggio o qualsiasi cosa in generale, quindi approfittatene se trovate i diamanti, sono molto utili a mio avviso. Vedete, io sono uno spammer praticamente dell'attacco speciale. Mi piace molto di più. Questi sono i denari, quindi i soldi, che possono essere sfruttati nello shop per comprare comunque potenziamenti, ristabilire un po' di salute, ripristinare, anzi non ristabilire, ripristinare un po' di salute e via dicendo. Quindi anche lo shop, così come su The Binding of Isaac, ripeto, farò tantissimi confronti con The Binding of Isaac, proprio perché è stato il mio primo vero roguelike, quindi la mia esperienza proviene tutta da lì. Qui abbiamo una pozza dove possiamo prendere delle passive temporanee, quindi delle passive che durano per tot stanze e poi si esauriscono, quindi qui diciamo magari spendere soldi, io qua per esempio consiglierei solo per ripristinare la salute, è l'unica cosa che comunque ti dà una mano, il resto vale per un paio di stanze, ma secondo me è meglio avere un dono più potente che viene preso allo shop piuttosto che spendere qui nel pozzo di Caronte. Altri soldi? Assolutamente sì, purtroppo in alcune stanze non ci saranno tante scelte, soprattutto nelle prime che sono un po' più limitative. Però va bene, ci adeguiamo, non è un problema. Qui già arrivano i primi nemici corazzati, vedete? Ci sono nemici che presentano una doppia barra di vita. Nettare! Però là c'è lo shop, cazzo. No, no, nettare, assolutamente, mi serve il nettare da dare agli dèi per sbloccare altri equipaggiamenti. Ancora non li ho sbloccati tutti, quindi per il momento mi interessa sbloccare equipaggiamenti dando il nettare a chi non l'ho ancora dato. Tanto dovrei anche ricordarmi a chi non l'ho dato, perché attenzione ai nemici, perché quando possiedono l'armatura non possono sobbalzare. Quindi non potete praticamente colpirli più volte. Potenziamento della vita, quindi aumentare la mia salute di 15 punti, oppure un nuovo talento, però affrontando un boss. Vedete che c'è il teschio, quindi dopo aver affrontato il boss riceveremo un talento. Assolutamente sì. Non mi interessa aumentare la salute, almeno per ora, sono abbastanza decente come salute per il momento. Soprattutto perché ho anche il potenziamento passivo della mia salute ottenuto tramite i doni dell'ombra. Se magari non mi sciotta questo boss, non mi leva tantissimo. Fortunatamente negli angoli si riesce a sopravvivere un po' di più. Poi ho l'attacco speciale che indebolisce e mi rende più forte. Quindi lei è Diana. Vabbè, Artemide in questo caso, la dea della caccia. Perché qui utilizzano i nomi greci. Se non sbaglio, perché Artemide. Aspetta, Artemide era greca. Diana invece era romana, se non sbaglio.
Non mi ricordo bene la mitologia, perdonatemi. Vediamo. Ti sei gettato maldestramente a capofitta nel pericolo per le ultime 6 stanze o più. E hai creato un tale trambusto che l'ho quasi udito da qua sotto. Devo dire che le tue tecniche di caccia sono alquanto poco ortodosse. Anche lei talento, quindi soccorso di Artemide. La tua invocazione scaglia un dardo inseguitore col più 35% di probabilità critica. Però io l'evocazione non ce l'ho, quindi. Poi, il tuo attacco scattante infligge danni maggiori, il tuo lancio insegue i nemici e il 10% di probabilità di danno critico. Il lancio io non lo uso praticamente mai, so che sbaglio perché fondamentalmente è buono, però va bene, prendiamo questo. Il lancio sarebbe questo qui, vedete? È una sorta di accessorio che può essere lanciato ai nostri avversari per infliggere danni bonus. Andiamo a prendere altro potenziamento dell'ombra. Vedete, i nemici corazzati praticamente non vengono sobbalzati. Quindi, diciamo, se vi stanno puntando, se stanno attaccando, vi attaccheranno al 100%. Non si fermeranno, non possono essere praticamente bloccati. Bastardo, mi ha colpito lo stesso. Sti teschi sono infamissimi perché sono come quelli di Doom. Si lanciano. Doppia sfida qui, Diona con non mi ricordo chi, oppure qua soltanto il potenziamento. Beh, due al prezzo di uno, direi che ne vale la pena. Come The Binding of Isaac, qua rischio sempre io. Afrodite, eccomi. Allora, il tuo scatto causa danni all'arrivo e indebolisce i nemici. Questo è buono. Danni parzialmente. Resisti parzialmente agli attacchi dei nemici vicini. No, questo è lo scatto, mi piace. Ora lei si incazza. Infatti, per questo è con sfida. Perché quando tu scegli una divinità, l'altra si incazza. Pensavo avessimo un accordo. Zagreus. Ecco, Zagreus si chiama. Non mi ricordo mai il nome del figlio. Ma questo non sarebbe la prima volta che mi sbaglio su qualcuno. Ecco, io ora praticamente devo affrontare una sfida. Dove praticamente ci sono dei nemici. Con, vedete, praticamente a terra ci sono anche i colpi che mi infliggerà la stessa Diona. Anzi, Diana sarebbe, non Diona. Genshin, magari lasciamolo da parte, che per ora non serve a nulla. Vedete, una volta poi invece pulita la stanza, riceveremo anche il dono di Artemide, in questo caso. Il tuo attacco è più potente e il 15% di probabilità di danno critico. Questo è buono. Quando infliggi danni critici a un nemico, un altro a lui vicino viene marchiato. Infliggi danni ai nemici quando. No, questo è buono. Peccato che funziona solo sull'attacco normale. Che io l'attacco normale non lo utilizzo sempre. Però non è male. Il prossimo dono passivo sarà di qualità superiore. Ecco, questo per esempio è ottimo. Poi. Curiamoci, tanto soldi ce li abbiamo in abbondanza. E andiamo avanti. Lo scatto è ottimo, veramente ottimo come diciamo, salvaculo, chiamiamolo così. Proprio perché. Vedete, avendo. Poi vabbè, l'attacco questo con l'arco è bellissimo perché copre una bellissima. Un bellissimo spazio. Proprio. E colpisco molti più avversari. Io lo adoro l'arco. L'arco penso che sia una tra le armi più OP forse presente all'interno del gioco. Anche le pistole mi piacciono. Cioè, le armi a distanza le prediligo. Se devo essere onesto. Vedete, per esempio, in questo caso l'arco mi dà una grandissima mano. Che mi dà la possibilità di poter. Il caos! Che non è come su The Binding of Isaac. Il caos qui mi dà dei potenziamenti un po' particolari. Mi fa tipo delle sfide. Dove mi proibisce di utilizzare o poter avere determinati oggetti. Però in compenso. Mi dà magari più danno, mi dà più portata, più velocità, ma sinceramente il caos per il momento non mi interessa. Preferisco il negozio, esatto, soprattutto per questo. Efesto.
che mi permette di migliorare una mia abilità. Quindi 200 e 125 in realtà farebbero 325, quindi non ci arrivo. Preferisco il martello di Dedalo, o comunque, vabbè, io li chiamo con i nomi romani a quanto pare, perché Efesto, se non sbaglio, era il nome romano. Aspettate, cioè, veramente, ho la curiosità, lo devo cercare. Cioè, Efesto dovrebbe essere... Ah no, Efesto è quello greco. Ah, ok, quindi io li chiamo in greco. Mentre invece questi sono i nomi romani, Dedalo. Raffica perforante. Il tuo attacco speciale trafigge e infligge più 400% danni alle armature. Tieni premuto attacco per scoccare rapidamente, ma non puoi eseguire un colpo potenziato. Il tuo attacco infligge più 150% ai nemici vicini. No, questo assolutamente. OP, proprio assurdo. Parliamo un po' con Caronte. Per sbloccare comunque retroscena. Però non do il nettare, visto che lui già comunque l'ho dato. Preferisco darlo a qualcuno che ancora non l'ho preso. Boss. Megera, prima tra le furie. Sarò onesta con te, Zagreus. Malgrado tutti i nostri screzi, non ti ho mai augurato di incontrare le mie sorelle. Non riesco a immaginare perché. Conoscerla è stata una magnifica esperienza. Abbiamo riso, abbiamo pianto. Mi spiace solo che tu non abbia partecipato. Sì, perché i boss, man mano che tu diventi più forte, diventi più bravo, evolvono. Così come c'erano i champion all'interno di The Binding of Isaac, qui abbiamo i boss, che praticamente appunto si evolvono, quindi diventano più forti. Meg è quella che solitamente si incontra per prima. Quindi è la prima tra le furie, o le valchirie, io le chiamo valchirie, ma sono le furie in realtà. Ci sono anche le sorelle che sono sempre più forti. La terza che l'ho incontrata, veramente una rottura di palle, pazzesca. Allora, incominciamo. Lei non è difficilissima da sconfiggere. Diciamo che lei è un po' fastidiosa quando fa gli attacchi. Quando fa gli attacchi, esatto, tipo questi qua che ha un... Ecco. È molto rapida, quindi bisogna fare attenzione più che altro a questo. Perché è rapida. Però una volta che si riesce ad evitare... vabbè, sono finito sulla trappola. Una volta che si evita... Attenzione. Ecco, diciamo che lei è un po' particolare come boss. Ecco, proprio mi sono fiondato sul... Perché in realtà con lei non ho mai avuto grosse difficoltà. Vabbè, sì. Volevo attaccare per per toglierle, invece le ho dato le spalle. Il problema è che lei poi evoca anche i minion. Quindi ti danno un po' di problemi. E diciamo che poi aumentando anche gli HP viene un po' più semplice affrontarla. Cazzo, non ho visto quello si era caricato. Con l'arco, se riesco a beccare il critico, tanta roba. Però non è facile, purtroppo. Adesso posso liberarmi anche un po' degli attacchi. Vabbè, poi io che finisco sulle trappole, faccio ridere i polli proprio. Ma no, non ci è arrivato l'attacco. Ecco, qui fa la sua special. Ho preso un sacco di HP che potevo benissimo evitare, sinceramente. Cioè, non ho mai preso tutti questi danni da Meg. Solo all'inizio, forse. Anche perché, ripeto, lei a differenza delle altre...
È abbastanza semplice da eliminare. Una volta che impari il moveset, abbastanza easy. Furia sconfitta, prendiamo la nostra ricompensa e andiamo al livello successivo. Ogni volta che si sale di livello, quindi si arriva al livello successivo, si avrà la possibilità di potersi curare alla fontana, che comunque ripristinano un bel po' di salute. Cambiare equipaggiamento, qualora si volesse cambiare l'equipaggiamento, prendere una ricompensa passiva dal pozzo di Caronte, cosa che io sinceramente queste qua soltanto temporanee non mi interessano, personalmente parlando, o vendere addirittura dei talenti in modo tale da poterne prendere altri all'interno di altre stanze in generale e poi anche ricevere delle monete da scambiare. Però, siccome a me questi talenti vanno bene, anzi, forse vediamo, fammi il tuo scatto. Potrei togliere questo perché tanto io l'attacco normale non lo uso. Quindi togliamo l'attacco normale, per quel poco che lo uso non mi interessa. Preferisco avere il critico o potenziare l'attacco multiplo. Come potete vedere, anche il secondo livello io ho completato con l'arco. Infatti ogni arma avrà l'obiettivo, tra virgolette, di potenziare e soprattutto di sbloccare i livelli. Magari vi faccio vedere giusto un altro pochino perché in realtà non vorrei registrare troppo troppo troppo. Già è una mezz'oretta che stiamo registrando, sì, più o meno. Quindi preferirei magari registrare un po' meno e magari farlo vedere in live direttamente, così ci passiamo una bella serata, un pomeriggio, quello che è, in compagnia dei miei scleri su questo tipo di gioco. Vorrei tanto incontrare in questo caso Dedalo per magari aumentare la rapidità dell'attacco questo qua, perché si può fare. Cioè, Dedalo ti potenzia l'attacco, ti dà la... anche, forse anche Hermes. Che mi racconti di bello cugino? Ma che dico, bande convenevoli, a me non dispiace, interrompo i miei fratelli e sorelle tutto il tempo. Allora, la probabilità di schivare, il tuo attacco è più veloce, vedi? Puoi scattare più volte di seguito. Scatti aggiuntivi più 2. Wow. Mamma mia. Chiave? Può essere interessante. Un incontro casuale. Assolutamente l'incontro casuale. Vediamo se è qualcuno che non ho mai incontrato. Ah no, ok, lei, quella che canta, non mi ricordo come si chiama. Perfetto, a lei devo darlo ancora il nettare, quindi ok, ottimo. Euridice. Non posso dire lo stesso di molti posti che ho visitato. Ecco, regalino per te. Ecco una cosina per te in cambio. E mi ha dato ghianda sempreverde. Che cos'è la ghianda sempreverde? La posso vedere? Dovrebbe esserci forse... No, mi sa che non c'è. Altri residenti, Euridice, Patroclo, a lui devo darlo ancora. Ah, vedi, da qua posso vedere a chi... Ad Orfeo non glielo ho dato. Vedi, qua posso vedere a chi ho dato già il... Al Minotauro? Al Minotauro poi posso dare? Wow, forse quando lo sconfiggo, semmai lo sconfiggerò un giorno. Ah, vedi, a Skellios anche posso darlo. Vedi? Ancora da svelare, ancora da svelare. Quindi non sono tantissimi. Quindi mi mancano soltanto poche persone a cui dare il nettare. No, non ci sono le... Gli equipaggiamenti... Ah, artefatti, no. Artefatti... Martello di Dedalo. Gemme, nettare. Questo tutto da svelare. No, non c'è, vabbè. Lei ti dà una ricompensa casuale. E solitamente le sue ricompense sono top. Fino a 2 a caso tra i tuoi doni salgono al livello di rarità successivo. Fino a 4 doni a caso ottengono più un livello. Una rara, i prossimi 3 doni che riceverai saranno di nettare superiori. Io prendo solitamente questo, che mi fa salire la rarità. Ecco, giustamente di quella che non mi interessava, però ok. Vabbè. Potenziamento. Questo potrebbe essere interessante.
Peccato che non mi abbia dato quello che volevo. Attenzione anche a stare sulla lava che potrebbe essere un problema. Ecco, quello mi ha preso con l'esplosione. Bastardo infame. Come si muovono? Si sono più veloci. Ah, perché quando la lanciano la bomba. Infamissimo. Non me ne ero accorto. Ma questa mi sa che è una variante nuova, perché non li avevo mai incontrati questi. Cioè così, forse. Non vorrei dire una cagata. Ecco. Che poi non me li ricordo che facevano sti attacchi. Sì, vabbè, ma che cazzo di mira avete? Ho preso un sacco di danni. Il tuo attacco infligge danni maggiori? No. Quando subisci danni gravi, no. Le ricompense ti danno maggior valore. Mettiamo questo. Negozio 234. Quindi, sì. Là c'era il talento di Artemide, ma andiamo avanti. Preferisco questo. Chiave a 50 o 150 Ares. Dio della guerra. Il tuo attacco infligge condanna. Dopo aver subito danni, infliggi condanna. Dopo essere fuggito alla morte. Peccato che questo vale con l'attacco. E mi prendo anche una chiave. Altro potenziamento. Madonna, mi sta viziando. Lo stage della barca, vedete, è molto più piccolo rispetto agli altri. Sì, si sbloccano comunque anche delle stanze speciali poi. Questi sono dei cristalli infamissimi perché mettono praticamente lo scudo a tutti. Sono veramente, veramente infami. Infatti bisogna eliminarli praticamente subito. Che hanno la possibilità di dare lo scudo, cosa che non possiamo permettere. Minchia, ste bombe me le scordo sempre che esplodono dopo. Il fatto che con lo scatto infliggo la debolezza è molto comodo. Che mi conviene utilizzare anche un po' di attacco, così. Ok, fine. Mi conviene utilizzare un po' l'attacco perché condanna è ottimo. Quando subisci danni, danneggi e indebolisci i nemici circostanti, i nemici indeboliti sono più vulnerabili. Riduzione danni da debolezza. Per almeno 4 secondi la vittima infligge meno il 30%. Per almeno 4 secondi la vittima infligge almeno il 30% di danni in meno. Eh sì, questo qua è buono. Così li depotenziamo. Per un periodo magari più lungo, forse. Questi attaccano pure tipo a lunga gittata come faccio io. Che sono infamissimi. Così, attenzione qua che c'è anche il coso che mi crolla da sopra, non l'avevo visto. No, dai, non voglio crepare qua con i mostri normali. Ok. Negozio che però non mi conviene. Potenziamento, bene, così posso potenziare, spero, l'attacco speciale. Vediamo un po'. Ah, stanza bonus, quindi senza combattimenti. Perfetto. Il tuo attacco speciale. Ok, via. Easy.
E qui abbiamo doni oscuri. Vediamo se questo è il boss. Credo che sia il boss. Eh sì, l'Hydra. Tra l'altro con la forma potenziata, perché ha le corna. Ah, ha le corna quelle azzurre. Mi devo anche ricordare che possiedo 4 scatti, effettivamente. Vedi, da vicino praticamente la raffica è fortissima. Perché è come se ti colpisse con tutte le frecce che spari in una volta sola. Infatti io tento di sfruttare molto questa cosa. Sì, ma ora liberati. Sto praticamente sciogliendo. Diciamo che l'unico problema è che quando chiamo tutte queste teste, è un po' infame. Ecco, qua mi ha colpito non so come. Anche qua mi ha colpito non so come. Prima morte. Lo posso fare un massimo di 2 volte adesso. Che non è male. Ah, minchia, lui rimbalza, ecco perché. Dai, crepato. E anche il secondo è andato via. Ma qua mi sa che però mi conviene staccare perché sennò viene veramente lungo il video. Viene veramente, veramente molto lungo. Comunque, avete capito come funziona il gioco. Avete capito bene o male come si deve gestire la partita. Mi vedrete da questo momento in poi portarlo anche in live su Twitch. Quindi vi ringrazio per essere stati con me. Spero che questo video e che questa novità possa piacervi. E noi, come sempre, ci becchiamo. Alla prossima. Bye bye.